La stampa ha festeggiato i suoi 150 anni con una mostra fotografica allestita nell'aula del Senato di Palazzo Madama di Torino, dove è stato presentato anche un francobollo celebrativo disegnato dall'artista Michelangelo Pistoletto. In esposizione 500 immagini d'archivio che raccontano la nascita e l'evoluzione del quotidiano nato a Torino nel 1867. All'Auditorium del Lingotto si è inoltre tenuta la cerimonia ufficiale con il capo dello Stato Sergio Mattarella, alla quale ha partecipato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus.